Il vice sindaco di Lanciano, Giacinto Verna, appassionato podista, ci presenta la 38ª edizione della Stralanciano. In conferenza stampa, Giacinto, avete detto che come organizzazione, WeRun Lanciano, con la collaborazione della Nuova Atletica Lanciano per le gare giovanili, vi sentite più forti. Perché? Ci sentiamo più forti per un semplice motivo, intanto perché siamo riusciti ad allargare il gruppo degli organizzatori. Noi abbiamo iniziato come WeRun Lanciano 5 anni fa a organizzare in primissima persona questa bellissima manifestazione podistica e dopo 5 anni non solo abbiamo confermato quelli che erano gli organizzatori che ho conosciuto appunto 5 anni fa, ma li abbiamo addirittura, appunto, mi ripeto, aumentati nel numero. Addirittura è entrata la Nuova Atletica Lanciano che ci cura la parte del settore giovanile e quindi per questo motivo ci sentiamo più forti. E il secondo motivo è che la città di Lanciano in questi anni ha sempre risposto in maniera positiva. Sappiamo di avere tantissime, tantissime persone che ci rispettano, ci vogliono bene e che quindi parteciperanno a questa Stralanciano, che poi è sempre la solita formula. Abbiamo provato in questi anni a mantenere sempre lo stesso percorso. Sono 2 giri, quindi è un circuito di 2 giri, ogni giro 5 km, che dal centro della città, Piazza Plebiscito, con partenza alle ore 10, si propaga in alcune delle strade principali più belle della città di Lanciano. Quindi attraverseremo Via del Mare nella nuova pista ciclabile, rientreremo su Via Olmo di Riccio, Via Panoramica, per rientrare attraverso la Piazza della Verdura, poi sempre su Piazza Plebiscito.